Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Blaze. Oggi siamo con il vincitore del regionale di L'Aquila, D'Ascenzo, che ha portato un mazzo particolare e anche un po' vecchiotto rispetto ai nuovi mazzi che sono entrati nel meta recentemente. Ci vuoi dire qualcosa prima di fare la deck profile o vuoi passare direttamente? Un piccolo report? Ti spiego la mazzo che ho incontrato? Se vuoi dire un po' i mazzi che hai beccato. Allora, la prima ho incontrato un altro Blue Eyes, però diciamo poteva vincerla pure lui, però ha fatto un sacco di misplay, quindi l'ho vinta facile. Poi il secondo match contro un Mermail di Yumi, che però quel bye. La prima l'ha vinta molto cappato facile, l'ho breccato. La seconda invece ha fatto un misplay perché l'ho fatto partire primo, però diciamo ha cercato di fare un glacier e poi si è scordato che l'aveva dato di sangue. Ok, stavo a fianco a voi in quel momento, mi ricordo. E poi terza partita, un altro Mermail, però ha briccato tutte e due le volte, però anche se non avesse briccato comunque sarei riuscito a ribaltare il terreno, avevo Golem, Max, okay. E poi quarto match te? Sì. Vabbè, la prima sei partito di combo più Soul Charge. La prima apro di Infinity, Crystal Wing e Spirit, fa nulla. E la seconda invece. La seconda è in Datum. Sì. E la seconda. Sono partito semplicemente mostro equipaggio setto 2 e tu sì, non avevi nulla. Un twister sull'artefatto. La terza sono partito 3 lettere, strike, corvo DD. La terza lo faccio partire primo e ti ribalto. Non è che avessi fatto questa grande partenza. Vabbè, e poi gli ultimi due turni? Gli ultimi due turni incontro un. Non so se sia un Lightsworn con la magia nuova. L'erba del vicino è sempre. Esatto. Però la prima la bricca e quindi la vinco facile tutti i capo. La seconda invece va lui, fa tutto, tripla fede del cimitero, che si voleva fare, mi sta pure tutta la sai. E la terza invece, vabbè, vinco facile tutti i capo, doppio ritorno, infinite, spirit, se non sbaglio. E all'ultimo turno continua Zefra. Zefra, Yangzing, Metal, ok. Però la prima apri Terror Top, prende Veiler e non fa nulla. E la seconda invece non mi ricordo bene, mi sa che ha pendolato un metalfosi, settato un mostro, no, ha evocato giada normale, chiedo l'effetto, però ha fatto max e mi è riuscito a reggere. Sei stato fortunato nell'ultimo match, diciamo. Oddio. Vabbè, Maxi e Veiler contro quel mazzo vincono da solo. Ma anche se non avessi fatto Max, comunque mi apri della counter, la counter te la passo facile, sei una sola. Vabbè, quindi. Vabbè. Vado lì. Mettili verso di me, se. Cioè, al contrario, se puoi. No, fa strano. Triple alternativo? Sì. E vabbè, staple, niente da dire, la carta più forte del mazzo. Triple drago bianco. Vabbè, non di meno perché è una cosa assurda. Doppio spirit, non uno perché gioco le Desires, quindi potrei bannarlo, e essendo un meta di metalfosi è una carta veramente forte. E non ha tre perché è un suicidio. Poi gioco triplo saggio, e vabbè, fortissimo. Con i relativi target? E target Ancient, Legend, e Legend a 2 perché è forte con i Galaxy. Sì. E poi a me piace un casino perché si leva il brick oppure forte con saggio, e non ha 3 perché è un suicidio. Triple Soldier è la carta più forte del mazzo, e basta considerare una partita, ho visto le prime 4 carte e facciamo schifo, poi l'ultima ho visto Soldier, ho aperto di Spirit e Infinity, perché ho visto lui. Poi Monoveler, cercabile di saggio. Ah, quindi la giocavi? Monoveler sì, okay. Cercabile di saggio. E doppio Max, fortissimo. Poi Spell, gioco sul Cerce. Sempre in mano. Non è vero. Contro i Messi. Mi sta 2 volte, 3, però non ci ho perso. Mono Upstart, doppio Silver Sky, doppia Desires, non 3 perché mi capita sempre di vederne 2 in mano è un suicidio. Tutto un suicidio. Doppia Constance, non 3, troppo pesante. Triplo Trade In,
Tripla Melody, non di meno, perché serve vederla. E Triple Return, vabbè, fortissimo. E Mono Vanity. Poi sono extra gioco doppio spirit americani. Sono curioso di vedere i mostri che puoi evocare di spirit, che non me l'hai voluto dire. Poi c'è Crystal Wing, poi i target sono tre: Azur, fortissimo, Michael e Moonlight. Ok. Poi gioco un Vermilion perché delle volte può essere utile, delle volte no, fa un po' schifo. E poi 38, fortissimo. Lui fortissimo, veramente forte, perché anche se non ti ribalta il terreno, comunque poi fa perdere una pescata all'avversario. E poi vabbè, mi manca il Cypher che l'ho dovuto restituire. E se no, cioè è veramente forte sto pacchetto. Spacchi, macini, picchi due volte, la volta fa brutti tappi da solo. E poi i target di Soldier che so, Leales, 9 infiniti. Poi di Sight, gioco due golem di lava, Peiro. Sì, visto che tu non campi, non campi di normal, quindi giustamente lo puoi giocare facilmente. Però... Vabbè, giochi facilmente anche se. Sì, non faccio spirit, però... Comunque Sarge lo posso utilizzare. Doppio Chaos Hunter, contro DDD ABC, è forte. Doppio Corvo, doppio Clenchy contro Paleozoic e ABC. E vabbè, Triple Assist and Down contro ABC. Doppio Dark Hall, gasto di mazzi strani che... Vabbè, anche Zodiac. Mani di Majesty, esatto. Anche se c'è il mio corpo come scudo, però... E doppio calice, sia che vai di primo sia che vai di secondo. Dopo questo torneo cambieresti qualcosa o ti sei trovato alla perfezione con la lista? E, no vabbè, sapevo che non prendevo, cioè alla fine io non l'ho presi, mi nervosi non l'ho presi. Forse l'unica cosa che cambierei è una system down di meno, okay. Per aggiungere, non lo so, una skill train, qualcosa che parti di primo. Ti vedremo a Praga? No, okay. Vabbè, ci stava la domanda. Grazie per la deck profile, speriamo di rivederti anche in un prossimo video. Ciao. Ciao, ciao.